questo programma è offerto da Formazione SRL Learning Center Via Domenico Morelli 49 Napoli, F Lounge Air and Beauty Via Muzio Scevola 8 Napoli. Bentrovati con l'informazione di Napoli Village News in redazione Raffaele De Lucia. Apriamo il nostro giornale parlando di cronaca. Uno dei più importanti istituti professionali d'Italia sequestrato con l'accusa di essere il più grosso diplomificio del paese. Studenti fantasma, assenze occultate, titoli di studio regalati. Questo è lo scenario che si è presentato alla vista degli uomini della Guardia di Finanza che stamani hanno apposto i sigilli all'ISEF di Poggio Marino. L'indagine partita dalla procura di Torre Annunziata ha portato anche all'arresto di due persone, madre e figlio, titolari della scuola, mentre altre sei sono state denunciate in stato di libertà. Secondo le prime indiscrezioni, in due anni scolastici e per la precisione dal 2008 al 2010, sono state perpetuate una serie di condotte fraudolente che hanno portato ad una serie di innumerevoli falsi amministrativi. Tra gli ex alunni dell'istituto figurano anche Rosetta Cutolo, sorella del capo della NCO Raffaele, e il fratello del boss Antonio Bardellino Ernesto, ex sindaco del comune di San Cipriano d'Aversa. Hanno occupato simbolicamente Palazzo Reale a Napoli per sottolineare ancora una volta che il welfare non è un lusso. Questa mattina alcuni operatori del terzo settore con due striscioni sono saliti sul balcone centrale della Reggia Napoletana, destando l'attenzione dei tantissimi turisti presenti in piazza del Plebiscito. I manifestanti, in maniera pacifica, hanno voluto ancora una volta far sentire la propria voce. È un periodo difficile per le strutture che si occupano del sociale. Ai nostri microfoni Sergio D'Angelo ci spiega il perché. Questa mattina abbiamo nuovamente simbolicamente occupato Palazzo Reale perché i temi e le stanze che abbiamo sollevato inascoltatamente ormai da mesi continuano a non essere trattati e ostinatamente ad essere sottovalutati. È come se rimediassimo l'impressione che Comune, Regione, lo stesso Governo nazionale considerino la possibilità di poter fare le nozze con i fichi secchi. Si continua a disinvestire sul welfare locale, su servizi essenziali che riguardano minori accolti in case e famiglie con provvedimenti del Tribunale, piuttosto che anziani, disabili che vivono condizioni di abbandono a cui è stato garantito fin qui assistenza domiciliare. Ecco, continuare ad ostinarsi a sottovalutare questi problemi ci sembra una cosa assolutamente grave. È stata presentata stamane la 15ª edizione del calendario delle studentesse universitarie 2011. Il progetto di quest'anno, hanno spiegato gli organizzatori, lancia un messaggio positivo per Napoli, la Campania e per il paese, sensibilizzando l'opinione pubblica sul tema del Made in Italy. Passando in rassegna attraverso gli scatti fotografici alcune delle eccellenze italiane, tra cui l'arte, il design, la moda, lo sport, la dieta mediterranea, il teatro, il cinema e l'architettura, il calendario di quest'anno presenta 11 scatti con 11 bellissime ragazze, tutte studentesse. Ed avrà quest'anno come testimonial Maurizio Marinella, icona dell'imprenditoria partenopea che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Mi fa piacere partecipare a questa, essere vicino a questo progetto. È un progetto carino, il calendario sta diventando sempre più di livello, più di spessore, poi insomma si parla delle eccellenze napoletane, quindi dalla moda all'artigianato alla cultura, quindi mi fa piacere essere vicino a questo progetto. Facciamo delle cose importanti per Napoli, perché chiaramente ne abbiamo bisogno che si parli di una Napoli positiva, di una Napoli che si presenta in maniera... È stato presentato alla libreria San Paolo di Napoli il primo libro di Roberto Bratti, Il Dono. Una storia che parla di calcio, ma non solo. Infatti tratta delle vicende di Michele Sarago, un ragazzo comune con una smodata passione per il calcio, ovviamente per il Napoli in primis, che vedrà la sua vita cambiare nel giro di pochissimo, nel giro di un mondiale, quello del 2006, quello del rigore di Totti contro l'Australia, che sarà una parte fondamentale del libro, e quello della vittoria degli azzurri. Tutto ciò accade grazie ad un incontro inconsueto ed assolutamente inaspettato con un uomo che, come nel film Ritorno al futuro 2, presenterà a Michele Sarago l'occasione di poter conoscere in anticipo i risultati delle partite.
A fare da sfondo alle vicende di Michele e dei suoi amici, di una vita come Nando e il socio, c'è anche il Napoli, l'odio e l'amore per questa città, il calcio e l'amore. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato lo scrittore che ci presenta il suo primo lavoro. Allora, Il Dono è un romanzo che tratta di vari temi, tra cui amicizia, calcio, amore. La storia parte da un presupposto: cosa accadrebbe ad un malato di calcio se potesse conoscere in anticipo i risultati delle partite? Ed è quello che succede al protagonista di questo romanzo, Michele Sarago, che alla vigilia dei campionati del mondo di calcio del 2006 riceve una strana visita di un vecchio che dice di conoscere tutto di lui e gli fa questo dono di conoscere appunto in anticipo i risultati delle partite del mondiale. Da qui scaturiscono una serie di eventi e insomma la storia si dipana verso una fine un po' particolare che ovviamente non possiamo anticipare. We'll be right back.